Buon pomeriggio carissime amiche, eccoci qui a dare inizio a una nuova puntata di CartoChat. Oggi sono io Rosa alla vostra disposizione a dare risposte alle vostre domande. Vi invito di chiamare perché le linee sono libere. Telefonate in diretta al numero 0773 49 35 26 per consulti gratis qui in diretta. Per parlare con me in privato potete chiamare sempre sul numero 0773 49 35 25 per ottenere il primo consulto gratis. Vi invito di scaricare sempre nel vostro cellulare l'applicazione per i telefonini, ovviamente la nostra applicazione di cartomanti europei. Potete entrare sempre nella sezione shop.cartomantieuropei.com. E ovviamente entrare in un mondo pieno di idee e ovviamente anche di tante novità. Il nostro numero WhatsApp per telefonare, per scrivere, per comunicare è il 320 7012 350. Quindi, carissime amiche, le linee sono libere, quindi potete telefonare qui in diretta al nostro numero 0773 49 35 26 per consulti gratis. Nel frattempo che le chiamate stanno arrivando, diamo risposte alle nostre amiche che hanno scritto. Flaminia, 48 anni, pesci, ascendente toro. Mio figlio Sergio, 28 anni, capricorno, sta cercando lavoro. Ha compiuto gli studi e adesso sta cercando lavoro, giusto? Allora, vediamo se tuo figlio Flaminia riuscirà a trovare lavoro. Penso che questa sarebbe la domanda da fare. Allora, mischio bene le carte nei confronti di tuo figlio Sergio Capricorno riguardo alla necessità di trovare lavoro nell'immediato. Mischio bene le carte per voi, l'oroscopo. È punto alla destra, quindi in questo caso positività e anche speranza e futuro. Allora, già dall'inizio le carte parlano riguardo a una situazione dove non c'è il massimo, probabilmente tanti tentativi da parte di tuo figlio che non sono state ancora realizzate oppure non sono andate nella linea buona oppure nella linea giusta di quello che erano le sue prospettive. Promesse date oppure opzioni date nel primo inizio e poi portate via oppure eliminate. Però il cambiamento, meno male che c'è, visto che una volta viene superato questo periodaccio, a quanto pare un periodo non del tutto positivo. Finalmente c'è la carta della riuscita che porta un'attesa lunga, probabilmente da parte tua, ma giustamente in primis da parte di tuo figlio, riguardo a questa necessità di iniziare a lavorare. Le carte ti portano che dovrà fare delle scelte, vengono due opzioni lavorative, tra le quali una un pochettino sarebbe ovviamente qualcosa che a lui gli piace, però forse non pagata nel massimo. E l'altra l'opzione che comunque sia sarebbe più favorevole per lui. Quindi le opzioni lavorative stanno per arrivare, le buone notizie stanno per arrivare. Quindi le carte invitano a te, a tuo figlio, ovviamente di fare forza perché questo periodaccio finalmente si conclude. Va bene? Ti ringrazio tanto. Allora, vi invito, carissime amiche, di chiamare perché le linee sono aperte, libere. Telefonate in diretta sempre al nostro numero 0773 49 3526 per consulti gratis qui in diretta. Per parlare con me in privato potete chiamare sempre al nostro numero 0773 49 3525 per avere il primo consulto gratis. Quindi chiamate, chiamate, chiamate. Le linee sono libere attualmente, quindi il nostro numero è alla vostra disposizione 0773 49 35 26 per
consulti gratis qui in diretta, quindi le linee sono libere, carissime amiche. Nel frattempo vi invito anche di scaricare per i vostri telefonini la nostra applicazione di cartomanti europei, dove potete entrare, commentare, vedere ovviamente le attività e il percorso che i cartomanti europei, ovviamente il miglior centro, e vi assicuro ovviamente dà servizi e disponibilità nei vostri confronti, quindi potete benissimo scaricare l'applicazione. Nel frattempo vi invito anche di chiamare sempre nel nostro numero. Ecco. Buon pomeriggio, sono Rosa, con chi ho il piacere di parlare? Buon pomeriggio, con chi ho il piacere di parlare? Ciao. Ah, benvenuta, benvenuta. Prego. Niente, vorrei sapere qualcosa sul lavoro. Non ti sento del tutto bene, tesoro. Ah, vorrei sapere qualcosa sul mio lavoro. Ah, benissimo. Mi puoi dare i tuoi dati? Quanti anni io hai? Io allora, sono nato il 18 del 1969. Benissimo. Sono del segno del leone. Certo. Allora, attualmente vuoi sapere il tuo percorso lavorativo oppure riguardo al tuo lavoro? Io lavoro come promoter, non ho un lavoro fisso. Non in è. Pratica, quando mi chiamano lavoro, ora avevo mandato una candidatura per il 19 e il 21, e solo che hanno scelto un'altra promoter e ci sono rimasta male. Oh. E nel frattempo ulteriori opzioni? No. Nel frattempo qualcos'altro c'è stato? Sempre come promoter non ho lavorato. Sempre. Allora, la domanda è se arriverà una chiamata, una telefonata, un'opzione simile? Sì. Beh, benissimo. Allora, mischio bene le carte riguardo al tuo lavoro. Quando ti senti pronta, dammi lo stop. Stop. Destra, sinistra o centro? Destra. A destra. Allora, la fatica e le carte portano già dall'inizio anche, io dico anche l'abbattimento morale più che altro, oppure il fatto che tu hai tentato, hai cercato ovviamente di avere il massimo e ti sei impegnata nel massimo, però le carte ti portano, nonostante che fino adesso non sono arrivati nei tuoi confronti qualcosa di sostanzioso, qualcosa di concreto, la carta della sorpresa viene portata davanti a te, quindi in seconda linea questa carta ti porta dei cambiamenti buoni, positivi, favorevoli nei tuoi confronti. La carta della sorpresa ti porta da un personaggio che tu probabilmente non te l'aspetti, un'opzione lavorativa che a quanto pare ovviamente tu non te l'aspetti, sempre, sempre riguardo a quello che tu vorresti, quindi riguardo la posizione di promoter, giusto? Sì. Infatti la carta ti dà o a un curriculum mandato o una richiesta fatta, le carte indicano che stanno per arrivare delle conferme positive. Andando avanti le carte ti portano la fatica e il tuo super impegno che verranno premiati, quindi viene sempre nella seconda linea delle carte la carta di gran consolazione, che rappresenta in questo caso in un modo chiaro, io dico, il tuo super impegno che poi in un secondo momento viene ulteriormente appagato, quindi dopo tutto questo periodo, diciamo, non del tutto fortunato, le carte ti portano l'impegno che viene finalmente riappagato con una buona posizione, e le carte ti portano anche in un andare avanti, quindi un percorso che avrebbe una continuità. Quindi sono delle carte positive, ti invitano le carte a non demoralizzarsi, a non rassegnarsi, perché la promozione, diciamolo così, nei tuoi confronti sta per arrivare. La fatica che viene riappagata.
Sì, infatti, non per caso le carte sono più che positive e ti portano in questo caso che comunque sia le opzioni che non sono venute, a quanto pare non sono state nel massimo nei tuoi confronti. Riguardo alla sorpresa, la sorpresa porta un livello ulteriore a quel livello medio che tu stavi aspettando, quindi qualcosa di meglio sta arrivando. Va bene? Ma succederà ora? La sorpresa ha già ovviamente un tempo minimo in questo caso, la carta della sorpresa che sta in seconda linea non porta in questi giorni, ma di sicuro in un tempo minimo, che dovrà entrare nell'arco di questa finalità di questo mese. Va bene? Ti ringrazio veramente. Ti ringrazio tanto e ti auguro buona serata. Grazie. Grazie anche a te. Buona serata. Grazie. Ciao. Eccoci qui, carissime amiche, vi invito di nuovo di chiamare perché le linee sono libere. Quindi telefonate in diretta al numero 0773 49 35 26 per consulti gratis qui in diretta. Buon pomeriggio, sono Rosa. Buonasera. Buonasera. Anna Maria. Buonasera, benvenuta in linea Anna Maria. Grazie. Prego. Senta, vorrei sapere, siccome noi abbiamo litigato, vorrei sapere se questa persona si farà ancora sentire. Sì. Come si chiama la persona? Lui si chiama Camillo. Bene, quanti anni ha? 50. Invece i tuoi dati sono? Io, Anna Maria, 50. Bene. Questo litigio, questo bisticcio fra voi due, quando lo è stato? Quanto tempo fa? Prima di Natale, il primo, proprio il primo, sei giorni. Oh, il primo? Sì. Allora, nel frattempo nessuna comunicazione né da lui né da te, giusto? Sì. Bene. Allora, la domanda è se verranno delle comunicazioni da parte di lui, giusto? Sì. Bene. Visualizzami lui, più o meno quello che è successo nel giorno primo, quando c'è stato purtroppo questo litigio forte, giusto? Sì. Abbastanza forte. E dammi lo stop. Stop. Destra, sinistra o centro? Sinistra. Sinistra. Allora. Nel momento attuale da tutti e due si vede la minima collaborazione oppure l'intenzione per probabilmente per realizzare un equilibrio. Le carte mi portano, sembra che lui aspetta che qualcosa dovrà cambiare da te, perché mi esce l'uomo in attesa, probabilmente in attesa di qualche comunicazione che lui sperava che poteva venire dalla parte tua. Sta male lui, a quanto pare più i giorni passano e più lui percepisce che tu non hai intenzioni probabilmente di cambiare niente dalla parte tua, giusto? Sì. Probabilmente le carte mi portano anche questa carta dell'ammalato che mette in evidenza il fatto che lui veramente dall'altra parte sta male, anche se non te lo dimostra. Vedono le carte che avete bisogno di un chiarimento forte, perché sono state accumulate tante cose che hanno portato a questo litigio. Sì, tante cose, perché lui fa sempre aspettarsi, non si dimostra come a me piacerebbe, sinceramente. Infatti le carte ti portano proprio questo. Finalmente le comunicazioni che verranno in una maniera quasi quasi normale, come se niente fosse successo dalla parte sua, per realizzare un chiarimento, e il chiarimento porterà un avvicinamento dalla parte sua verso di te. Poi ovviamente tesoro le carte ti portano che c'è un percorso anche un pochettino più importante, giusto? Perché dovranno essere chiarite tante cose e dovranno essere realizzate, io dico, anche una serie di chiarimenti ulteriori. Quindi sì, sarà lui a mettersi in contatto con te. Ah, ok, va sì, bene. Va bene. Gentilissima. Vi ringrazio tanto. Buona serata. Buona serata pure a te, buona grazie sera. Mille. Ciao. Eccoci qui, carissime amiche, vi invito
ovviamente di chiamare, perché le linee sono libere. Telefonate in diretta sempre al nostro numero 0773 49 36 35, scusatemi, 26, per consulti gratis qui in diretta. Quindi eccoci. Buonasera, sono Rosa. Sì, ciao, sono Maria. Buonasera, benvenuta in linea, Maria. Ciao. Prego, dimmi tutto. Sì, io volevo sapere se vedi qualche incontro in amore per me nuovo, positivo. Nuovo? Sì, allora, sono single, sempre posti. Sei libera, quindi. Sì, sì. Mi puoi dare i tuoi dati? Sì, io sono nata l'8 settembre del 1982. Vergine, giusto? Sì, sempre la Vergine. Benissimo. Sì. Allora, vediamo un po' se ci saranno dei cambiamenti e una novità in amore, però positiva, giusto? Speriamo. Bene. Allora, mischio bene le carte per te, non incrociare nulla e dammi lo stop. Stop. Destra, sinistra o centro? Salgo alla sinistra, vado per cuore. Benissimo. Allora. Le carte ti portano già dall'inizio che a quanto pare, anche se noi abbiamo fatto la domanda riguardo al futuro, sembra che qualcosa che doveva nascere oppure qualcosa che doveva essere sviluppata del passato si rimette di nuovo in questa stesura. O un'occasione persa da qualcuno, o comunque sia una storia oppure un'amicizia che non è andata. Nei migliori. Il ragazzo del mio piacere che non ho conosciuto, forse lo fa. Infatti le carte mi danno occasioni che comunque sia non sono state del tutto sfruttate, però le carte ti portano che il cambiamento positivo nella tua situazione c'è, visto che sulla stesura vengono portati sia in modo chiaro, anche le carte ti portano un amore improvviso, un amore inaspettato, anche se dalla parte tua ancora la paura c'è, la paura che c'è dentro di te, ecco, di mettersi in una situazione, perché tu hai paura, come tutte noi, che rimani male. Di soffrire, quindi sono associate le due carte, l'angelo dell'amore, che sarebbe una carta bellissima, che parla di un amore improvviso, di una nascita, di un amore improvviso, inaspettato, di un colpo di fulmine, e che viene affiancato dalla paura di rimanere male. Quindi è come se fosse questa guerra interiore dentro di te, di credere o di non credere a questa nuova persona. Anche perché non ho tanto fiducia in me stesso, tutto volte, tutto sbagliato. È tutto insieme, giusto? Sì. Infatti... Prego, infatti le carte ti portano, non per caso, andando avanti, la nuova conoscenza che viene portata davanti a te, che mi esce con la carta del bambino, quindi novità, novità, purezza, perché la carta del bambino porta anche un percorso, una conoscenza, dove di sicuro i sentimenti sarebbero totalmente sinceri come quelli dei bambini, quindi quella parte dove tu giustamente hai un pochettino di timore, con questa carta del bambino quasi quasi viene purificata, e le carte ti portano, è un cambiamento, è la ruota della fortuna che rappresenta anche in questo caso la conclusione di un ciclo non fertile riguardo alla tua vita amorosa, quindi si conclude un capitolo, mettendo in mezzo anche, oppure lasciando alle spalle anche gli ostacoli che vengono da esterno oppure da interno, da parte tua interiore. Quindi le carte ti danno che questo nuovo amore, questa nuova conoscenza sta per arrivare, tu andrai avanti con i piedi ovviamente per terra, giustamente, e le carte ti portano che ci sarà un percorso che inizierà in una maniera quasi semplice, amichevole, e che man mano le carte mi danno crescerà
e ci sarà un percorso fatto di passi lenti ma costanti, probabilmente quel tipo di relazione che tu avresti bisogno di vivere nell'attualità. Sì, l'ho sempre sognato, sì. Sì, va bene? Grazie, sei bravissima. Prego, tesoro. Ti ringrazio tante, ti auguro buona serata. Anche a te, un bacione. Un bacione, grazie. Eccoci. Ricordiamo che tu poi sei in tuo studio? Sì, io dalle 18 inizio a lavorare nel mio turno, nel mio studio, dalle 18 fino a 02. Quindi chiamate, chiamate, chiamate. Vi invito, carissime amiche, anche di chiamare, di telefonare in diretta, sempre al nostro numero 0773 49 35 26. Per consulti gratis qui in diretta, quindi le linee sono libere. Eccoci. Buonasera, sono Rosa. Con chi ho il piacere di parlare? Ciao, Rosa Smeralda. Buonasera, benvenuta in linea. Possiamo dire alle vostre amiche che anche se sentono la telefonata, ci sono ben due linee di attesa, quindi possono chiamare anche se sentono la telefonata. Benissimo, quindi carissime amiche, anche se sentite la telefonata nell'attualità, ci sono due linee che li potete utilizzare. Sì, prego tesoro, dimmi tutto. Io volevo sapere per quanto riguarda il lavoro. Il lavoro? Sì. Attualmente stai lavorando oppure no? No. Stavo lavorando in un negozio, ma non sono dovuta andare perché la discoltavano praticamente. Non c'era un percorso buono, giusto? No. Mi puoi dare i tuoi dati? Quanti anni hai e di che segno sei? Allora, io ho 29 anni e sono del Cancro. Benissimo. Nel frattempo hai mandato dei curriculum? Sì, mi ho mandato in aria. Benissimo. Allora, la domanda è riguardo alle comunicazioni, all'input lavorativo, giusto? Sì, te l'ho accolto. Diciamolo così, le tue intenzioni sono nello specifico riguardo un lavoro preciso oppure quello che viene nell'attualità? Quello che viene. Allora, mischio bene le carte per te, non incrociare nulla e dammi lo stop. Ok. Stop. Destra, sinistra o centro? Sinistra. A sinistra. Malinconia e tristezza nell'attualità che mettono in evidenza ovviamente una situazione attuale, io dico più che altro un abbattimento tuo morale, però le carte ti indicano che la carta della speranza mette in evidenza che le prospettive sono buone. Arriverà una opzione lavorativa con la carta del dialogo, con l'offerta lavorativa, nella quale o un tuo curriculum mandato, perché questa sarebbe anche la carta del colloquio che mi esce con la positività, con la gioia e una serenità riacquistata dalla parte tua, quindi o da un curriculum mandato o in precedenza o nell'attualità, o da un'amicizia, da una conoscenza, tu hai sparso anche la voce in giro, giusto? Sì. Nelle tue amicizie. Infatti le carte mi portano proprio questa, io dico, opzione lavorativa, mi esce una per il momento, però ben venga anche quell'una, basta che ti porta la serenità, non sarà il lavoro della tua vita, però per il momento va bene, per dare un pochettino di fermo a questo periodo, no. Quindi le carte ti portano con il tempo minimo, che questa carta indica, che questa opzione lavorativa si presenta davanti a te. Ti invitano le carte di coglierlo al volo per il momento attuale. Più o meno non ti viene fuori quando? Il numero minimo rappresenta un mesetto, oppure il tempo entro questa finalità di questo mese. Potrà essere anche in una decina di giorni. Si sa che il tempo delle carte non è precisissimo. Però l'importante è che non passeranno mesi e tutto il resto. Quindi è qualcosa che viene concretizzata nell'immediato. Ah, ok, va bene. Va bene? Va bene, grazie mille. Ti ringrazio tanto, buona serata. Grazie a te. Grazie, ciao. Eccoci qui, carissime amiche, vi invito di telefonare, di chiamare in diretta
perché le linee sono libere. Quindi telefonate in diretta al numero 0773 49 35 26 per consulti gratis. Buonasera, sono Rosa, con chi ho il piacere di parlare? Buonasera, sono Antonella. Buonasera, benvenuta in linea Antonella. Prego, dimmi tutto. Senta, volevo sapere un po' qualcosa sulla famiglia, perché non si fa tanto d'accordo in famiglia. Ah, ci sono dei bisticci, dei litigi? Sì, figli. Figli? Figlio, veramente. Ecco. Mi puoi dare i dati tuoi, tesoro? Quanti anni hai e di che segno sei? Ho 43 anni e sono del Cancro. Bene. Tuo figlio è un figlio con il quale momentaneamente non è... Sì. Come si chiama lui? Vincenzo. Vincenzo, quanti anni ha? 21. Questi litigi sono sempre quelli che di solito vengono realizzati? Oppure qualcosa in più c'è stato? Sì, sì, questi. Questi. L'ultimo quando lo è stato? Già, ti dico che ci sono sempre, ormai 18 anni. Non vado d'accordo con il padre, sempre furioso, sempre arrabbiato, sempre... Arrabbiato. Di testa. Ma nel frattempo lui sta lavorando? Sì. Allora, vediamo un po' se ci sarà una tranquillità familiare, giusto? Sì, sì. Ecco, visualizzami tuo figlio l'ultima volta che avete un pochettino bisticciato, oppure ci sono stati questi squilibri, e dammi lo stop. Sì. Stop. Destra, sinistra o centro? Centro. Allora. Le carte ti portano già dall'inizio tuo figlio, che io lo vedo comunque sia chiuso un pochettino in se stesso. Come? Scusami. È un pochettino chiuso in se stesso lui, nel senso che non va a esternare, non va a dire, a raccontare il perché di tutto questo star male con se stesso e con voi. Però le carte ti portano che comunque sia, lui non è che sta vivendo un bel periodo, anche se sta lavorando, e comunque sia mi escono dei momenti dove lui vuole condividere con voi le vostre problematiche, le sue in questo caso problematiche, però è come se non trova un accordo. Io parlo attraverso le carte sue, però le carte ti danno che questa situazione man mano viene alleggerita. Dovrà essere, e le carte indicano, dovrà essere dato un pochettino di più fiducia a lui. Perché sembra che giustamente noi genitori pensiamo di avere ragione su tutto. Un pochettino di fiducia di più vorrebbe lui, anche per aprirsi di più. Quindi le carte ti portano la leggerezza, quindi man mano la situazione viene alleggerita, un passo alla volta, verso un raggiungere un equilibrio. Non succede tutto in un giorno, è un percorso, però la situazione cambia, tesoro, va bene? Ma frequenta tutte compagnie? E, diciamolo così, amici forse superficiali che io dico probabilmente tante volte lo portano un pochettino a essere forse un pochettino troppo spensierato, poco impegnativo nei confronti della famiglia, quindi a rimanere sempre un bambino, probabilmente lo portano questi amici. Sì. E purtroppo queste amicizie, guai a chi tocca queste amicizie a lui, giusto? Sì. Ecco, però tesoro, le carte mi portano che comunque sia, con le brutte maniere, tra parentesi, non riusciamo a fare niente, quindi un pochettino alla volta, lasciando un pochettino spazio, lasciando spazio al dialogo, la situazione viene man mano cambiata, sempre al favore della famiglia. Va bene? Sì, senta, la situazione in famiglia per il resto come la vede? Tesoro, io riguardo alla domanda che mi hai fatto, il tempo a disposizione
purtroppo è poco, tesoro. Sempre se vorresti, potresti chiamare sempre al numero ovviamente a disposizione e chiamarci in privato. Sì. Va bene? Sempre questo numero qua. Sì, tesoro, oppure allora con il 5 finale, tesoro, il numero 0773 49 3525. Va benissimo. Va bene? Vi ringrazio tanto. Grazie, buona serata. Buongiorno, grazie. Eccoci qui. Buonasera, sono Rosa. Ah, buonasera. Buonasera, benvenuta in linea. Con chi ho il piacere di parlare? Sono Lucia, piacere. Piacere tutto mio, Lucia. Dimmi tutto. Allora, io sono il 17 agosto del 90, la persona di cui vi sapete si chiama Davide e il mio ex 22 marzo del 91. 91. E da tempo che non state insieme? Diciamo che non era proprio una relazione di fidanzamento, ci stavamo frequentando da marzo e lui mi ha lasciato da agosto. E diciamo che vorrei sapere sul mio ex se lui lascerà la persona per cui mi ha lasciato, diciamo, è tradito e mi cadrà sui suoi passi e ritornerà da me. Allora, l'ultimo contatto fra te e tuo ex Davide, giusto? L'ultimo contatto è stato, diciamo, quando lui mi ha lasciato verso fine agosto, diciamo era il 23, però io l'ho risentito, diciamo, l'ho chiamato io un 19 settembre, però non c'è stato, diciamo, un contatto a parlare. L'ho richiamato, però dopo lui non mi ha risposto, l'ho chiamato e aveva attaccato. Però l'ultimo, diciamo, è stato il 19 settembre, diciamo, ce l'ho richiamato io, però senza, diciamo, aver scambiato parole. Volevo solo dire niente, però lui vorrei sapere se lascerà questa persona, ci sarà un ritorno. Allora, questa persona, tesoro, come si chiama, lo sai? Allora, io non so chi è questa ragazza, donna, quel che sia. Però diciamo che ho un dubbio che lui si sta frequentando con questa persona e mi ha anche tradito, diciamo. Capisco. Questo dubbio io ce l'ho perché mi sono proposta il modo in cui mi ha lasciato. Allora, visualizzami il tuo ex, Davide. Più o meno l'ultimo incontro, sempre se lo ricordi, l'ultima volta che vi siete visti voi due? Diciamo che era il giorno dopo il mio compleanno, diciamo. Ah, bene. E dammi lo stop. Stop. Destra, sinistra o centro? Destra. Destra. Allora, le due carte iniziali, tesoro, parlano con la carta della fedeltà e con la carta del vedovo, che quasi quasi escludono i tuoi dubbi oppure anche le tue incertezze, il fatto che lui ti avrebbe tradito, ovviamente, oppure il fatto che lui ti avrebbe messo, tra parentesi, nel suo passato, nel suo dimenticatoio. Subito dopo... Che significa che lui mi ha tradito oppure è una mia congettura questa? Diciamo la verità, se c'è la carta della fedeltà, la carta iniziale parla in positivo al favore suo. Quindi, che quindi questa carta rappresenta il fatto che comunque sia nel vero e proprio tradimento, io non lo vedo, tuo ex. Ah, quindi può darsi che l'ha incontrata dopo questa persona che ha frequentato, non mi ha tradito. Sì, infatti la carta della vedovanza, che comunque sia, porta alla solitudine, oppure l'abbattimento morale, oppure il pentimento da parte di tuo ex, lascia alle spalle la carta dell'amica, quindi in questo caso o una conoscenza o comunque sia un'amicizia. Quindi una vera e propria frequentazione, nel senso di un vero e proprio tradimento, il tuo ex, Davide, non l'ha realizzato. Però mi esce questa partecipante, questa figura femminile che sarebbe l'amica, una conoscenza oppure un'amicizia sua. Ah, quindi mi sta frequentando questa persona, però non è un rapporto. No, non è un rapporto, tesoro. Le carte ti portano
che comunque sia per fare in modo che questa carta della fedeltà che porta l'ama rossa di cuori esce in prima linea, in prima carta, vuol dire che nonostante al fatto che i tuoi dubbi, sì è vero, ci sono forti, sembra che più che altro lui mi esce testardo, tra parentesi, nel mantenere, come ha già mantenuto ovviamente questa posizione, un po' per rabbia, un po' perché era agitato, un po' per tante cose messe insieme. Però le carte ti portano, diversamente da tutte le tue aspettative, comunicazioni, più che altro anche un chiarimento fra voi due ci sarà, perché le carte ti danno sia l'Imeneo, che rappresenta un insieme di comunicazioni che porteranno anche un unirsi, a un rimediare fra voi due, sia la carta della conversazione, che rappresenta il fatto che tu avrai la possibilità di raccontare, di dire, di mettere sul tavolo tutte le cose che forse non sono state dette fino adesso e che tu hai avuto e hai attualmente bisogno e necessità di dire a lui, ma anche il Belvedere, che è una lama rossa di cuori e che ti dà notizia, persona in arrivo, quando tu non te l'aspetti e con i ritmi che oramai tu non l'aspetti più, perché giustamente tu dici, io ho tentato, lui mi ha riattaccato il bottone, il telefonino, e comunque sia, non ha potuto realizzare. Sì, sì, perché sono ancora bloccato, diciamo, ecco. Tutto. Quindi non ho più sentito, da agosto non lo sento più, non lo vedo più, non so, perché diciamo non ho più notizie sue. Sì. Ma da anche un riavvicinamento, diciamo, che io posso chiarire con questa persona, lui ti farà sentire. Infatti le carte ti portano proprio questo, le notizie che tu non li aspetti più. Oppure tu dici, io ho tentato una volta, due, tre, alla fine non tento più. Però le carte mi danno, dimmi. Da anche da un ritorno per solo chiarimento iniziale? Il chiarimento iniziale che viene seguito dai ulteriori incontri, perché si sa, è tanto tempo che comunque sia regna questo vuoto. E il vuoto porta ai dubbi, alle incertezze, ai punti interrogativi. Quindi dovete chiarire inizialmente questo periodo vuoto per portare avanti un rimediare che ci vorrebbe un pochettino di più tempo, perché la fiducia viene costruita man mano, giusto? Ma scusi, i tempi, diciamo, per questo avvicinamento sul contatto, le carte saranno adesso più avanti, diciamo? Più avanti, tesoro, però le carte non ti danno il massimo della certezza. Ti dicono che comunque sia, quando non te l'aspetti, è un tempo che ti dà il numero 3. Il numero 3 in questo caso dimostra le 3 settimane oppure l'arco del secondo e del terzo mese. Però per approfondire ancora di più, tesoro, potresti chiamare sempre al nostro numero 0773 49 35 25 per ottenere il primo consulto gratuito. Va bene? Comunque lei ha detto che mi aspetto a ricevere questo telefonato, messaggio di lui. Quando non te l'aspetti? Che perso la speranza potrebbe succedere questo chiarimento. Proprio per questo, tesoro, va bene? Ah, ok, la ringrazio. Ti ringrazio tanto. Buona serata. Grazie, arrivederci anche a lei. Grazie, ciao. Ciao. Salve, buonasera. Buonasera. Eccoci qui, carissime amiche, vi invito. Eccoci. Buonasera, sono Rosa. Con chi ho il piacere? Ciao, Rosa, che piacere sentirti. Buonasera, benvenuta in linea. Noi ci siamo sentiti circa un anno fa con il consulto mamma gratis, ci siamo sentiti privatamente. Ah, benissimo. E per la mia stazione sei stata molto brava e dettagliata. Prego, ti ringrazio. Benvenuta, ribenvenuta. Allora, io mi chiamo Francesca, però comunque non è successo ancora, però chiaramente sono venuta in realtà. Senti, volevo sapere il ritorno di questa persona, lui si chiama Nicola. Nicola. Allora, tesoro, quanti anni ha Nicola e di che segno è? Lui è nato il 12 novembre 74, io invece il 9 gennaio 80. Siamo entrambi sbagliati da sole tutta di anni. L'ultimo contatto? L'ultimo contatto è stato 5 giorni fa, anonimo. In anonimato? Sì.
Allora, vediamo un po' se da parte di lui ci saranno ulteriori contatti oppure hai un'altra domanda da fare alle carte. No, vorrei sapere se sei ritorno, diciamo, come fisicamente, come persona, in che modo questa persona ritorna, insomma. Visto che comunque sia l'ultimo tentativo era sempre in anonimato, giusto? Sì. Bene. Allora, visualizzami lui, tesoro, più o meno l'ultimo incontro che avete realizzato, quanto tempo fa lo è stato? Ti ha messo in attesa. Ah. Ha schiacciato, aspetta, non attaccare. Teniamo. Intanto ricordiamo lo shop, sì. Vediamo se lei vuole chiamare. Carissime amiche, sempre potete anche scaricare la nostra applicazione per i telefonini cartomanti europei, dove potete entrare sempre nella sezione shop di cartomanti europei. Eccoci Francesca. Sì, sì, ti sento. Eccoci, mi avevi messo in pausa, ribenvenuta. Sì, grazie. Allora, la domanda è se lui farà dei passi, giusto? Sì, per fare dei passi dovrò suonare io, insomma, come si ritorna, insomma. Allora, mischio bene le carte e dammi lo stop. Stop. Destra, sinistra o centro? Sinistra. Allora. Le carte ti portano già dall'inizio, tesoro, il fatto che comunque sia... Riguardo a questo distacco, le carte mi danno tante volte lui ha voluto andare oltre, è stato bloccato probabilmente anche del suo essere orgoglioso, arrogante, tra parentesi sempre nel suo modo di fare. È possibile che lui o ha vissuto o sta vivendo attualmente un brutto periodo suo personale, ne sai qualcosa di lui? Non so, se in passato ha avuto dei problemi di salute legati alla salute. Capisco. Poi con la moglie, insomma, sono anche risolti, insomma, quindi, tutto diciamo, insieme, giusto? Di problematiche. Sì, anche se era posto fermo, però lei è venuta a sapere di noi, quindi ovviamente l'assenza è interrotta. Certo, infatti le carte se ti danno il prigioniero, che vuol dire nella maggior parte di questi tentativi, ovviamente suoi, di rimediare o è stato impedito dalle problematiche sue o è stato impedito anche da tante situazioni che comunque sia lui non ha potuto comunque sia dimostrarteli oppure metterli davanti a te, quindi dal tuo punto di vista tu dici lui non ha voluto, le carte riportano che è stato proprio impedito da questa serie di problematiche tra i quali anche i soldi. Sì, tesoro, mi hai rimesso in attesa. Nel frattempo invito ovviamente le nostre amiche sempre a scaricare l'applicazione per i telefonini sempre sul sito di cartomanti europei. Potete andare anche nella sezione shop. Eccoci. Ribenvenuta. Ribenvenuta, tesoro. Quindi ti stavo dicendo che ci sono state pure delle problematiche economiche. Il punto è che lui questo cambiamento verso di te lo vuole fare, nonostante che lo è stato quasi quasi vendicativo, quasi quasi, nel non venirti incontro a te a chiarire tante cose. Quindi la carta dell'eremita lo porta distaccato, non ti ha detto nulla, non ha messo davanti niente, non ha chiarito le situazioni. E purtroppo in questa situazione si è dimostrato per l'ennesima volta come un bambino piccolo che comunque sia non va a affrontare le problematiche, ma che fa, ecco, evita. Infatti il cambiamento c'è. La carta del viaggio, che rappresenta una presa di iniziativa, una presa di posizione della parte sua, ti porta in un cambiamento proprio radicale suo, anche perché le carte ti portano lontano da te, lui sta male, non lo ammette, è troppo orgoglioso per ammetterlo, però le carte sue parlano di un uomo che comunque sia non voleva che le cose andassero così. Quindi il cambiamento c'è, le carte ti portano, ovviamente tra le ultime carte c'è l'angelo dell'amore e la carta del pensiero dalla parte sua.
Quindi ti sta pensando e vuole rimediare, però fino adesso ha bruciato tutte le opzioni. Poteva chiamare. L'iniziativa la dovrei prendere io in qualche modo, creare qualcosa io per poterla avvicinare. Diciamo la verità, le carte ti portano che il pensiero dalla parte sua è di sbloccare questa situazione, perché la carta finale è proprio la sua. Però lui deve trovare ovviamente un'opzione per metterlo davanti a te, e lo farà, perché le carte tesoro ti portano il cambiamento. In questo caso sì, è vero che poi tu devi rispondere, interagire e anche chiarire, perché questo chiarimento è necessario sia per il passato anche per il presente fra voi due. Quindi non ci sono quelle carte brutte che dimostrerebbero che qui è finito tutto e non c'è nulla da fare. Il cambiamento c'è, l'angelo dell'amore c'è, carte ovviamente molto importanti, è l'uomo che vuole ripartire e rimediare. Poi ovviamente il tempo man mano ovviamente farà il suo. Sì. Va bene? Va bene, ok, grazie. Ti ringrazio tanto, un bacione forte. Anche grazie. Buona serata. Eccoci qui, carissime amiche, anche questa puntata è volata in fretta. Io vi saluto e vi do un bacio. Dobbiamo ricordare una cosa, che sì, domani alle 14.30 c'è un grande ritorno in televisione, ovvero la nostra amica Carmen, che riprende benissimo a fare la televisione. Ribenvenuta Carmen. A domani, ovviamente, per dare inizio alla puntata di Carmen. Un bacione forte da Rosa.